Se l'è vista brutta Alessona, la guardia giurata colpita da un fulmine durante il violento temporale dell'altro giorno. A rischio la vendemmia del Gattinara a causa della forte grandinata dell'altro giorno. Risolto il problema dei parcheggi nell'area scuole a Gaglianico con il nuovo posteggio. Con Nutellata, lotteria e vari appuntamenti va in scena Ben Rivà Arriva a Biella. Dopo la sconfitta all'esordio, l'Angelico cerca il riscatto a Capodorlando. Benvenuti dalla redazione di Biella a questo notiziario, un telegiornale che si apre con un curioso episodio di cronaca che per fortuna non ha provocato danni al coinvolto, ma se l'è vista davvero brutta l'uomo di Lessona che ieri notte è stato colpito da un fulmine mentre stava esercitando la sua professione di guardia giurata. Era mezzanotte, infatti, quando Salvatore Galizio stava effettuando il giro di sorveglianza. Il temporale era violento sulla zona e dell'improvviso è stato colpito da una forte scarica elettrica. A soccorrerlo immediatamente è stato un collega che ha richiesto l'intervento del 118. Subito ai medici le sue condizioni sono apparse gravi, ma fortunatamente si sono stabilizzate nel corso della notte. Ricoverato al degli infermi, non è in pericolo di vita e dovrebbe guarire in pochi giorni. Prevenire il fuoco con il fuoco. Ed ora un servizio che ci parla della prevenzione degli incendi boschivi nella zona. Prevenire il fuoco con il fuoco. Pare strano, ma la tecnica è già sperimentata in Francia, in Portogallo, in Australia e presto diventerà prassi anche in Piemonte. Le emergenze incendi pongono la necessità di adottare misure di salvaguardia e di pensare a provvedimenti di carattere preventivo. Soltanto nel 2012 sono stati 166 gli incendi che hanno colpito il Piemonte e da gennaio a settembre di quest'anno si sono verificati 127 incendi. L'applicazione esperta autorizzata del fuoco in precise realtà ambientali e in corrispondenza di condizioni meteorologiche predefinite permette di studiare le diverse tipologie di incendio e le tecniche di protezione e di estinzione. Ad entrare in azione quando i boschi delle montagne e delle colline sono colpiti dalle fiamme sono i volontari del Corpo AIB, coordinati dal Corpo Forestale dello Stato e dai Vigili del Fuoco. La Regione Piemonte, con il contributo di tutte le componenti operative, in primis appunto quelle dei volontari del Corpo Antincendi Boschivi, ha ottenuto risultati ragguardevoli nella riduzione delle superfici boscate colpite dagli incendi. E le tecniche del fuoco prescritto, che proprio in questi giorni si confronteranno a livello internazionale, utilizzati in ambiti scientificamente e tecnicamente corretti, daranno ai volontari dell'AIB un ulteriore strumento per il miglioramento della prevenzione degli incendi nel bosco. A rischio la vendemmia nel Gattinara, un forte temporale l'altro giorno ha provocato una grandinata davvero impressionante nella zona di Borgomanero. La coda di questa perturbazione, di questa grandinata, mette a rischio la vendemmia. La violenta grandinata che l'altro giorno si è abbattuta sui vigneti delle colline tra Biellese e Gattinara, seguita da un brusco calo delle temperature, potrebbe causare importanti perdite al raccolto della prossima vendemmia. Si teme per il pregiato nebbiolo, con cui si produce il Gattinara DOC. È il colpo di coda di un'annata distinta dal clima anomalo che già la scorsa estate ha già provocato, tra danni, mancati ricavi e maggiori costi,
perdite stimate della Coldiretti in oltre un miliardo di euro all'agricoltura italiana per effetto di una primavera eccessivamente piovosa e del ripetersi di eventi estremi con sfasamenti stagionali e precipitazioni brevi e intensi. Fa sapere Coldiretti Biella Vercelli. Il maltempo non ha però risparmiato anche la zona comprendente Baraggia, Salusola, Massazza e Villanova Biellese. Qui un forte vento ha contribuito a rallentare le operazioni di raccolta del riso, che si è già fermata nell'ultima settimana a causa delle piogge persistenti. Al momento è in corso la stima precisa dei danni, annuncia Coldiretti, i cui tecnici stanno effettuando il monitoraggio delle aree colpite. Agitazione sindacale per il personale della sanità venerdì prossimo 18 ottobre. A comunicarlo le organizzazioni sindacali che ritengono importante la mobilitazione al fine di contrastare l'azione politica del governo in campo economico ed in campo lavorativo, contro la privatizzazione dei beni pubblici, contro il blocco dei contratti e sulle seguenti tematiche: lavoro diritti, sicurezza salute, salario garantito, rappresentanza sindacale. In tale giornata potrebbero non essere garantite presso l'ASL B di Biella le prestazioni che non rivestano carattere d'urgenza. È sempre un problema quando si portano i bambini a scuola trovare parcheggio, un problema comune a tanti paesi, a tanti plessi scolastici. Gaglianico lo risolve con un nuovo posteggio. È stato completato il parcheggio pubblico di Gaglianico, che dovrà rispondere al meglio alle esigenze dei residenti e ridurre i disagi provocati dall'esiguità di posti auto. I lavori sono iniziati nel mese di novembre 2012, stoppati per 8 mesi. Sono ripresi nel settembre scorso e completati nei giorni scorsi. L'area ceduta gratuitamente al comune è costituita da una striscia di terreno di 1000 metri quadri. La realizzazione dell'opera, che ha significato per il comune un investimento di circa 90.000 euro, consentirà di disporre di 22 posti auto, di cui 2 per persone diversamente abile. Un premio per le poste di Netro, infatti le poste italiane hanno premiato gli uffici postali che hanno raggiunto risultati di eccellenza nell'offerta alla clientela della vasta gamma di servizi e prodotti postali, finanziari e di comunicazione. La provincia di Biella ha ottenuto importanti riconoscimenti. Nella classifica assoluta, che ha premiato i risultati raggiunti dagli uffici postali, il primato è andato all'ufficio postale di Netro. E adesso ci spostiamo a Cossato per vedere la situazione dell'area festeggiamenti costruita a Castellengo, al centro di polemiche, con una risposta del sindaco Corradino. Il spettatore ha lamentato, secondo lui, una mancanza, cioè voi, grazie dei fondi regionali, tempo fa avete rimodernizzato l'area 20 di Castellengo, spendendo comunque una cifra abbastanza irrisoria di questi tempi, 30.000 euro. Però questo telespettatore ha lamentato che, per esempio, la festa dell'agricoltura voi avete continuato a organizzarla in centro città. Sindaco, come risponde a questa polemica? Direi che non è neanche una polemica. Se qualcuno ha un'idea di questo genere, forse sarebbe meglio, farebbe meglio venire qui anziché telefonare e gli spieghiamo tutto, ma una posizione molto strana. Allora, la festa dell'agricoltura veniva fatta in località Castellengo. Io ho chiesto agli amici agricoltori di venire a farla in centro Cossato ed è stata realizzata qui negli ultimi 3 anni con grande successo. Nel frattempo la Regione aveva disposto un finanziamento per una piattaforma per poter realizzare un'area feste in quella zona. Noi non abbiamo voluto perdere questo finanziamento e, d'accordo con il Proloco di Castellengo, abbiamo pensato un'area dove realizzarla e è stata realizzata con un contributo regionale senza costi per il Comune. Lì, quando ci sarà la possibilità, il prossimo anno sicuramente, si realizzerà una doppia festa, cioè, ripeto, è una cosa che spetta la decisione e della Proloco Castellengo, perché sono loro che organizzano le feste e loro hanno la massima autonomia. A me
piacerebbe addirittura che facessero due eventi, uno in quella zona e uno nel centro di Cossato, perché non va trascurata, ha avuto un ottimo successo l'ultima festa e i cittadini sono stati tutti contenti. Certo, forse a qualcuno dà fastidio che a Cossato si faccia qualcosa senza spendere soldi pubblici e si inventa qualche polemica stupida. Vedo anche sui social network, capiamo anche da dove arrivano certe polemiche, ma qui non c'è proprio la polemica. L'area di Castellengo è vicina a una chiesa, che è una chiesa del 1200, la chiesa di Santissimi Pietro e Paolo, e contiamo come amministrazione di incentivare proprio anche la visita a questa fantastica chiesa, che è veramente un gioiello, una delle più belle che sono nel Biellese, e nessuno lo sa che c'è qui a Cossato una chiesa antica. Cioè, tutti parlano del ricetto di Candelo, che è bellissimo, ma questa chiesa, che è coeva della stessa età, nessuno sa che c'è. Allora, magari attraverso una manifestazione lì faremo in modo che si sappia che c'è questa chiesa e si aumenti anche le persone che vengono a visitarla. Bene, cambiamo decisamente pagina e parliamo dello scoutismo. Infatti inizieranno domenica le attività dei gruppi scout biellesi con l'apertura ufficiale dell'anno. I gruppi Biella 1, Biella 2, Cossato 4 e Triviero 1 si daranno appuntamento alle 9 ai giardini di Via Carso nel quartiere San Paolo di Biella. Alle 10 ci sarà come di consueto il grande gioco, che coinvolgerà lupetti, coccinelle, scout, rover eccetera coi loro capi in una fantastica attività dal titolo più che attuale. Comunicare, ti piace? Ovviamente in ambiente social network. Per i genitori è previsto l'evento dibattito digitale virtuale quali spunti educativi. Nel pomeriggio verrà celebrata la messa nella chiesa di San Paolo, presieduta dal vescovo Gabriele Mana. A seguire la Maina Bandiera. Ed ora parliamo di musica, lo facciamo con l'appuntamento che questa sera al Teatro Sociale ha registrato il sold out, il tutto esaurito, nell'incontro tra due realtà di questo tipo di canto corale, quella di Abbiategrasso e quella di Biella. Le immagini che scorrono sono relative al coro Al ritmo dello spirito, complesso vocale strumentale di Abbiategrasso, invitato dal Biella Gospel, diretto dal maestro Fausto Ramella Pairin, si esibirà stasera alle ore 21 al Teatro Sociale, quale quinto appuntamento della rassegna. Gli ospiti lombardi sono stati creati 20 anni or sono, ed hanno all'attivo una cospicua quantità di concerti con parecchi riconoscimenti. Particolare curioso è stato il fatto di avere suonato e cantato allo Stadio Meazza di Milano nel dicembre dello scorso anno, nell'intervallo della partita tra l'Inter e il Napoli. Lo spettacolo ha come fine la raccolta di fondi a scopo benefico. Si prevede il tutto esaurito. Numeri da record per Ben Rivà An Riva, la manifestazione, la due giorni di festa che va in scena nel quartiere alto della città. Oggi e ancora domani si terrà la manifestazione Ben Rivà An Riva, legata alla festa di San Cassiano, che quest'anno raggiunge la decima edizione. 300 sono i biglietti disponibili, a 3 euro l'uno, per l'estrazione del vincitore, che si aggiudicherà una maglia originale firmata da Alessandro Del Piero e da altri campioni della Juventus. 3.000 le persone attese, 2.000 le porzioni di Nutellata andate a ruba nel 2012, in tempo di record, 1 ora e mezza. Il super panino sarà lungo 154 metri, imbottito con 70 kg di Nutella. E intanto interessante sarà anche la mostra di fotografie nello studio Perini in piazza San Giovanni Bosco per l'esposizione dedicata ai mangiatori di Nutella.
Una manifestazione che si avvale di una quarantina di volontari di AIB, Croce Rossa e Protezione Civile, che esporranno i loro mezzi di servizio e che saranno impegnati domenica nella simulazione sul posto di un incendio. L'iniziativa ha poi importanti risvolti solidali. Le offerte contribuiranno infatti a sostenere la ricerca in favore dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla di Biella. E poi domani sera, dopo aver mangiato tanta Nutella al pomeriggio in riva, possiamo sintonizzarci su Rete Biella, dove c'è il consueto appuntamento con la musica. Questa volta protagonisti saranno i Berliner Philharmoniker. Domani sera presentiamo un omaggio dedicato interamente all'Orchestra Filarmonica di Berlino. Per molti, tra cui chi vi parla, può essere considerata come il complesso migliore al mondo. L'hanno diretta i migliori, il mitico Furtwängler, nel secolo scorso, mentre in tempi più recenti Karajan, Abbado e da qualche anno Sir Simon Rattle. Il programma che presentiamo si riferisce al concerto di gala dell'anno scorso, imperniato, almeno all'inizio, su musiche del Settecento. Il francese Jean-Philippe Rameau scrisse il poema Le Boreades, di cui vedremo arie, recitativi, gavotte ed entr'acte. Mentre Handel, tedesco di nascita ma naturalizzato inglese, offrirà arie accompagnate da obole e tromba, ricavate dall'opera Amadigi di Gaula. Il tutto sarà fatto ulteriormente apprezzare dalla splendida voce di Cecilia Bartoli. Questo mezzo soprano, il più indicato per cantare simili brani, fornirà un saggio come si devono interpretare brani irti anche di una certa difficoltà. Messa in riposo la cantante, il galà prosegue con danze slave di Dvorak, con la suite numero 2 tratta dal Daphne e Chloe di Ravel, dalla danza ungherese numero 1 di Brahms, per concludere con una polca veloce di Johann Strauss. Di tutt'altro genere sarà la parte finale, quando interviene anche il Marcus Robert Trio per collaborare con l'orchestra nell'eseguire brani di Kohl e Gershwin. Non mancherà il solito bis. L'aria berlinese è infatti un riconoscimento canoro offerto da Linke al celebre complesso musicale diretto ora da Sir Simon Rattle. Dopo la sconfitta nella partita d'esordio, l'Angelico Biella, naturalmente stiamo parlando di basket, cerca il riscatto domenica con palla 2 alle ore 18 contro Capodorlando. Prima trasferta della stagione in arrivo per l'Angelico Biella, versione 2013-2014, che partirà oggi pomeriggio alla Volta della Sicilia per sfidare domenica l'Upea Capodorlando. La squadra siciliana, allenata da coach Gianmarco Pozzecco, annovera tra le sue fila due glorie della pallacanestro italiana, Matteo Soragna e Gianluca Basile, che insieme vantano oltre 1000 presenze in Serie A e coppe europee. Unico ex dell'incontro, capitan Matteo Soragna, che ha vestito la casacca rossoblu per ben 8 stagioni tra il 2000 e il 2013. Coach Fabio Corbani commenta: Capodorlando è una squadra molto insidiosa che ha il giusto mix tra esperienza e gioventù e come denominatore comune il talento dei suoi giocatori. Troviamo da avversario un campione che ha fatto la storia di pallacanestro Biella, Matteo Soragna, che ho avuto l'onore di allenare quando ero a Treviso insieme a Migicev. Ritrovo con piacere questi due giocatori, sperando di metterli in difficoltà e di riuscire a portare a casa i primi due punti di questo campionato. Scendiamo in Sicilia per vincere, consapevoli della forza dell'avversario ma anche delle nostre potenzialità. Lunedì mattina i rossoblù faranno ritorno a Biella, dove da martedì inizieranno la preparazione per il primo derby della stagione, in programma domenica 20 ottobre al Pala Forum contro la Manital Torino. E domenica ci sarà anche la 40ª edizione del Giro delle Cascine a Gaglianico, una gara podistica organizzata dalla S. Gaglianico 1974.
Tutto è quasi pronto, a un giorno dall'evento. Quest'anno il Giro delle Cascine, la manifestazione podistica gaglianichese organizzata dall'AS Gaglianico 1974, festeggia la sua 40ª edizione e i presupposti perché sia ancora una volta un'edizione riuscita ci sono tutti. Sono già 200 gli atleti prescritti alla manifestazione agonistica che si svolgerà domani a Gaglianico presso il campo sportivo Miller Rava. Un sensibile aumento fin dalla prescrizione rispetto all'edizione 2012, che fa ben sperare gli organizzatori del team presieduto da Alberto Cappio. L'evento clou della mattinata sarà ovviamente la gara FIDAL, da svolgersi in un percorso di poco superiore ai 10 km, che toccherà anche le strade, in parte sterrate, di Ponderano e Sandigliano. Ma come ormai di consuetudine, al momento della competizione agonistica si affiancherà anche quest'anno la passeggiata nel Giro delle Cascine. Camminata non competitiva, passo libero, con partecipazione aperta a tutti, che permetterà anche ai non atleti di cimentarsi su una distanza più ridotta di circa 5,5 km. E la partenza fissata per le 9:45 per quanto riguarda la manifestazione agonistica e le 10 per la passeggiata. Bene, con lo sport è davvero tutto. Un caro saluto da parte mia e da tutta la redazione di Biella.